cordiale saluto a tutti voi da Giuseppe Capuano e benvenuti a questa nuova edizione del Golfo News. Andiamo a vedere quali sono gli argomenti principali di questa edizione. Latina, un arresto e due denunce. Santi Cosma e Damiano, sequestrato hashish. Mondragone, coniugi denunciati per incidenti falsi. Minturno, approvato il PUA in Consiglio Comunale, le considerazioni del consigliere Stefanelli. E restando in tema di PUA, a Gaeta, Mitrano incassa unanimi consensi da operatori e associazioni. Gaeta ancora, assemblea in comune per la panapesca, Formia al via la seconda fase del progetto Teatro per l'ascolto, emozioni sommerse. Torniamo a Santi Cosma e Damiano, approvato il regolamento per la disciplina delle feste ecosostenibili. E per chiudere con lo sport basket, successo per il primo corso di mini basket gratuito. Iniziamo allora dalla cronaca latina, un arresto e due denunce. Nelle prime ore del pomeriggio di venerdì i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Latina hanno tratto in arresto un pluripregiudicato 63enne in Italia senza fissa dimora per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio sempre a pubblico ufficiale, interruzione di un servizio pubblico e falsa attestazione sull'identità a pubblico ufficiale. L'uomo, che si trova a bordo del treno regionale partito da Roma e diretto a Villa Viterbo, a causa delle sue continue intemperanze nei confronti dei passeggeri, costringeva il capotreno a fermare il convoglio presso la stazione ferroviaria di Latina Scalo e a chiedere l'ausilio delle forze dell'ordine. Alla vista dei carabinieri, anziché calmarsi, l'uomo si è scagliato anche contro gli stessi militari, oltraggiandoli e opponendo una vigorosa resistenza e violenza pur di non scendere dal treno. L'arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. E ancora due ragazzi residenti nel comune di Sabaudia, entrambi con pregiudizi di polizia per reato di ricettazione, sono stati intercettati a bordo di un ciclomotore, risultato poi rubato nel mese di dicembre dello scorso anno. Ovviamente i due sono stati denunciati dalle forze dell'ordine. E passiamo a Santi Cosma e Damiano, sequestrato hashish. La polizia di Formia, nel corso delle indagini riguardanti lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha sequestrato a Grunuovo di Santi Cosma e Damiano circa un chilogrammo di hashish, confezionati in panetti e chiusi in un pacco ritrovato tra due tubi della condotta idrica, nella zona dove si svolge il locale mercato settimanale. Grande soddisfazione ha espresso il vicequestore di Francia, che ha condotto l'indagine che ha portato così al sequestro di sostanze stupefacenti per il valore di circa 7.000 euro. Le indagini sono comunque in corso di svolgimento per accertare le persone coinvolte nello spaccio. E passiamo in Campania, Mondragone, coniugi denunciati per incidenti falsi. I militari della Guardia di Finanza di Mondragone hanno denunciato due coniugi del luogo con l'accusa di truffa e per fraudolenta denuncia di sinistro stradale non accaduto per aver falsamente intentato nei confronti del comune una causa di risarcimento danni dovuta ad un falso incidente. La prassi consisteva in ripetute denunce a carico del comune per incidenti mai verificatosi, con modalità spesso identiche e con testimoni che a seguito delle indagini si erano rilevati parenti degli stessi. E veniamo a Minturno, apriamo la pagina politica, approvato il PUE in Consiglio Comunale, le considerazioni del consigliere Stefanelli. Il ruolo del Consiglio Comunale deve essere di indirizzo e non solo di semplice approvazione dei punti all'ordine del giorno. Lo dichiara il capogruppo di Minturno Cambia, Gerardo Stefanelli, al termine dell'assise civica tenutasi nella mattinata di sabato e che ha approvato all'unanimità il PUA del lungomare di Minturno Scauri. Una riunione durante la quale è stato presentato alla maggioranza il nuovo piano di utilizzo degli arenili. Stamattina, dichiara l'assessore provinciale Stefanelli e consigliere di Minturno, ho proposto che si mettesse per iscritto con una mozione che si discutano i punti del PUA in commissione e in seguito in consiglio, in particolare sul bando per la concessione delle spiagge libere, sul quale vogliamo la massima trasparenza. Abbiamo avuto una discussione durante l'assise perché non si voleva approvare questa mia proposta. La mia non è stata una questione di principio ma di ruoli, perché se il Consiglio non dà indirizzi allora non serve a nulla, la sua funzione viene svalutata.
Alla fine siamo riusciti a far impegnare l'amministrazione ad approvare una delibera per la discussione futura sul PUA. Quello che vogliamo è la massima trasparenza. Al bando de deve essere affidata una sola spiaggia e una sola persona giuridica e non potranno partecipare i proprietari di strutture balneari nei loro palenti e il comune non deve spendere un euro su quelle aree. Sono dei paletti per dare la possibilità di lavorare a tutti, soprattutto ai giovani. E sul nuovo documento approvato questa mattina in Consiglio Comunale, l'esponente Vinturno Cambi ha esposto alcune perplessità. C'è un'idea fantasiosa nel PUA per cercare di dare un'offerta turistica che vada al di là del semplice stabilimento balneare. Si è parlato di percorsi subacquei dalla spiaggia dei Sassolini, di approdi turistici. La verità però è ben altra. Ci troviamo con strutture non adeguate per tali progetti. Anche gli approdi del Garigliano se ne parla dal 1994. Inoltre, prosegue Stefanelli, c'è la possibilità di inserire nuovi chioschi sul lungomare per favorire il lavoro giovanile. Non sono contrario a questa proposta, ma pensiamo anche che gli esistenti stentano a campare, quindi si potrebbero creare situazioni di tensione sociale. Ho proposto di individuare meccanismi di detassazione per dare la possibilità di aprire nuovi stabilimenti balneari, ovviamente gli stessi stabilimenti balneari, anche in inverno. Inoltre c'è un'emergenza parcheggi a Scali, soprattutto nel weekend. L'amministrazione dovrebbe pensare a nuovi posti auto. L'area di Pantano Arenile va riqualificata per migliorare camping ed aiutare chi ha investito da anni su quella zona. Infine, conclude Gerardo Stefanelli, ho nuovamente proposto di destinare il denaro del ristoro nucleare alla pulizia dei canali e del territorio comunale. Andiamo avanti, rimaniamo però in tema di PUA. Gaeta Mitrano incassa unanimi consensi da operatori e associazioni. Un forte applauso e visi molto soddisfatti hanno salutato le conclusioni del sindaco Cosimo Mitrano che venerdì nella sala consiliare in un paio di ore ha illustrato ad una settantina di operatori e rappresentanti di associazioni le linee di equità ed omogeneità con cui la sua amministrazione si è ispirata al formulario di PUA, ovviamente piano di utilizzazione degli arenili. Un piano atteso da oltre 30 anni che disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative. Le spiagge interessate sono quelle di Sant'Agostino, San Vito Renauta, Ariana, Quarantaremi, Serapo, Fontania. Con l'ausilio di diapositive, Mitrano ha proposto quella graficizzazione e ha fatto vedere come siano stati attuati i criteri di equità ed omogeneità nella ripartizione delle aree dei quattro arenili, che pur se morfologicamente diversi, consentono a tutti i 48 nuovi concessionari di poter contare su un fronte mare uguale, mentre le vecchie concessioni sono state uniformate alle nuove. E ha aggiunto che purtroppo 11 concessioni non potranno essere rilasciate subito perché alcuni tratti dell'aeronautica sono privi di accessi pubblici e buona parte è sottoposta a vincoli idrogeologici. A Serapo le aree retrostanti gli stabilimenti balneari verranno assentite ai concessionari per migliorare e potenziare l'offerta turistica da spiaggia più gettonata della costa laziale. Sull'utilizzo delle spiagge libere Mitrano è andato oltre, superando la percentuale del 17,25%, ritenuta congrua dalla normativa vigente. È riuscito a prevedere addirittura 48 nuove concessioni, pur aumentando il tetto percentuale di spiagge libere al 30%. Inoltre, fermo restando che tutti i concessionari hanno l'obbligo di abbattere le barriere architettoniche, il primo cittadino ha previsto il rilascio di due concessioni finalizzate a fornire servizi a persone diversamente abili. I nuovi concessionari dovranno infatti dotarsi di specifiche attrezzature per consentire la fruizione dell'arenile a persone con diverse tipologie di disabilità. E inoltre, per gli amici a quattro zampe, sono previste due concessioni, le cui aree saranno adeguatamente attrezzate per ospitarli insieme ai loro padroncini. Mitrano ha voluto pubblicamente ringraziare l'assessore al demanio, Alessandro Vona, e i consiglieri comunali, Angelo Magliozzi e Davide Speringo. Hanno svolto un accurato lavoro con l'equilibrio e lo spirito di collaborazione, mostrando ancora una volta che sono con azioni sinergiche ad un proficuo lavoro di squadra si possono ottenere lusinghieri risultati e successo. Queste sono le dichiarazioni del sindaco.
Unanimi sono stati infatti i consensi al piano, che è stato riconosciuto innovativo ed equo. Pochissimi hanno preso la parola a nome di tutti i presenti, ma solo per fare un plauso al sindaco e all'amministrazione, sottolineando che il piano garantisce la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di Arenile per la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche e la libera fruizione dei tratti di Arenile definiti dall'amministrazione Mitano con grande equilibrio e nel rispetto dei criteri di equità e dello sviluppo sostenibile. Rimaniamo ancora a Gaeta, assemblea in comune per la Panapesca. Si terrà lunedì alle ore 9 presso lo stabilimento Panapesca di Gaeta una prima riunione tra gli operai, sindacati e l'RSU per discutere del problema lavorativo, mentre è prevista nella mattinata di mercoledì 16 gennaio una riunione in comune con il sindaco, le stesse RSU e i sindacati per discutere ancora con più ampio margine della problematica che sta interessando lo stabilimento gaetano. L'assemblea arriva dopo una scarnissima comunicazione dove l'azienda e Confindustria hanno comunicato la decisione di chiudere l'attività produttiva che coinvolge 30 dei 46 lavoratori complessivamente occupati nel sito di Gaeta, mentre rimarrebbe per il momento aperta l'attività commerciale che coinvolge i restanti 16 lavoratori. Hanno altresì preannunciato l'immediata apertura della procedura di licenziamento per i 31 lavoratori. Passiamo a Formia, si parla di teatro. Lunedì prenderà il via la seconda fase dell'ottava annualità del progetto Teatro per l'Ascolto, Emozioni Sommerse, promosso dal Teatro Bertolt Brecht di Formia e finanziato dalla legge 328 del 2000 dei piani di zona di Formia e Gaeta. 9 sono i comuni coinvolti: Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Spigno, Castelforte, Santissimi Cosme e Damiano, Ponza e Ventotene, con numerosissime scuole del territorio. E il totale sono 1000 ragazzi protagonisti dell'itinerario formativo destinato alla prevenzione del disagio. Dopo le visite guidate nei luoghi del testo e dell'uomo, la biblioteca Pitesta e il Museo Archeologico Nazionale di Formia, parte la fase diretta dei laboratori, animati da decine di professionisti, attori, musicisti, scenografisti e registi. Gli incontri nelle scuole procederanno fino a maggio, il momento della realizzazione del piccolo ma grande sogno. È fondamentale e fondante la possibilità di far lavorare direttamente i bambini con i professionisti del teatro per trasmettere l'artigianalità di quest'arte, proponendo così modelli alternativi alla televisione. Da non sottovalutare il punto di vista didattico, i sogni si possono realizzare se tutti remano dalla stessa parte e ognuno partecipa con il suo contributo. I 4 giorni di spettacolo finale saranno proprio questo, ad affermarlo è il direttore del teatro Maurizio Stammati. Non è un caso che il filo conduttore dell'ottava annualità sarà il magico mondo di Jules Verne, scrittore e sognatore per eccellenza, che ha portato tutti noi uno straordinario giro del mondo in 80 giorni. Il progetto di prevenzione del disagio, continua Stammati, mette al centro dell'importanza della cultura come arma per poter affrontare qualunque tipo di difficoltà, fornisce uno strumento ai bambini e agli adolescenti per attraversare un'età complessa, banalmente considerata facile. E andiamo a Santi Cosme e Damiano, dove arriva un regolamento innovativo. Approvato il regolamento per la disciplina delle feste ecosostenibili, che tende a fornire un ulteriore assetto e un tassello di disciplina alle sagre, eventi, feste popolari ed altri eventi similari nel comune di Santi Cosme e Damiano. L'approvazione, avvenuta nell'ultimo consiglio comunale, dota l'ente di uno strumento molto importante che si rivela soprattutto proiettato al futuro, indirizzando gli eventi che animeranno il territorio verso un aspetto di carattere ecologico, che è un argomento di grande attualità e nel contempo tocca la sensibilità di tutti i cittadini. Il regolamento è una novità assoluta nel comprensorio ed è uno dei primi casi in Italia a fornire delle prescrizioni nel senso indicato. Allora, arrivando al contenuto, tra le prescrizioni più rilevanti abbiamo l'obbligo per i comitati di nominare un responsabile dei rifiuti che interagisca con il comune per l'individuazione di piccole isole ecologiche appositamente create in concomitanza con gli eventi, con l'onere per il comune di fornire contenitori necessari per la raccolta differenziata e l'informazione da rivolgere agli utenti al fine di coinvolgerli in questa rivoluzionaria opera comportamentale e che attraverso queste nuove regole si tende di apportare. Inoltre, per le sagre e le feste in genere, che comportano anche la somministrazione di alimenti, viene sancito l'obbligo di utilizzare materiali termoplastici biodegradabili,
mentre per il vetro bisognerà utilizzare, ove possibile, i vuoti a rendere. In questo modo si ritiene che anche i comitati che organizzeranno varie feste possano contribuire alla riduzione della produzione di rifiuti, che rappresenta uno degli obiettivi principali del Comune di Santi Cosme e Damiano. Ma ovviamente il regolamento non tratta solo di ecologia, ma anche di commissione eventi e spettacoli, dove è stato preparato, grazie all'ausilio di Emilio Testa, che è il presidente, e da Domenico Di Vito e Vincenzo Petruccelli. Il regolamento infatti si compone di 8 semplici articoli, dette requisiti principali per le richieste di autorizzazione presso l'ente e la formazione del calendario delle varie manifestazioni, al fine di evitare la sovrapposizione di eventi di una certa rilevanza sul territorio. Fornisce inoltre la definizione di sagre, individuando i requisiti necessari per poter rientrare in quella categoria. Il regolamento si conclude infine con la previsione di sanzioni per coloro che non rispettano le prescrizioni, soprattutto con riferimento al trattamento dei rifiuti. Si tratta di uno strumento moderno, come ha dichiarato l'assessore Petruccelli, che ne ha curato la presentazione in Consiglio Comunale. È uno strumento moderno, elastico e rivolto al futuro, che non ha alcuna intenzione censoria, come evocato da qualcuno, ma solo ed esclusivamente lo scopo di regolamentarne la potenziale ricchezza che il nostro territorio possiede in termini di organizzazione, di feste e sagre, affinché diventi sempre più una risorsa in termini di attrazione e anche di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici. E chiudiamo con lo sport basket, successo per il primo corso di mini basket gratuito. Si è concluso con un grande successo di consensi e partecipazione allo svolgimento del progetto di attività motoria, corsi di mini basket gratuiti. Realizzato per bambini dai 5 e 11 anni e messo in essere dal centro mini basket della Pallacanestro Fabiani Formia. Questa manifestazione fortemente voluta dall'assessore alla cultura del comune di Formia, il dottor Amato Lamura, e patrocinata dallo stesso ente, aveva il fine di dare indirizzo alle esigenze economiche delle famiglie formiane, con la partecipazione dei propri figli dai 5 ai 11 anni a corsi di attività motoria e di mini basket della durata di 4 mesi presso gli impianti della Pallacanestro Fabiani. Nella prima parte di questa manifestazione, che ha visto calcare il parquet della Fabiani da circa 150 bambini e bambine, si sono svolte intense e curate lezioni di attività motoria che hanno coinvolto numerosi partecipanti con un gradito apprezzamento da parte dei loro genitori. La seconda parte del progetto ha visto poi tutti i bambini, suddivisi per fasce di età e di appartenenza, ai circoli didattici e istituti comprensivi, partecipare a un torneo di mini basket per il 150enario e del sessantennio durante le feste e delle vacanze natalizie. Grande è stata la partecipazione e il culmine del divertimento è stato raggiunto nel giorno della Befana, dove i partecipanti sono stati premiati per le loro fatiche dal noto atleta formiano Gaspare Nardella, conosciuto nella cittadina formiana per i suoi trascorsi cestistici in Serie A, proprio con la formazione del Monte Catini. Era questa anche l'ultima notizia del nostro Golfo News, a me non resta che ringraziarvi e darvi un buon proseguimento con i programmi di Telegolfo e augurarvi un buon fine settimana.